Oh, ciao a tutti e benvenuti al 66esimo episodio di Giochi Brutti. Il titolo di oggi probabilmente lo avrete già intravisto da qualche parte, ma con molta probabilità non l'avrete giocato. In primis perché non è facilmente accessibile, vedremo subito il motivo, e soprattutto perché si tratta, ragazzi, veramente di monnezza. Però io, lo sapete, sono come il vicinette, penetro in profondità fino alla fossa biologica e vado a trovare lo schifo più totale. E mi va bene così. Però prima di cominciare l'episodio di oggi vorrei ringraziare lo sponsor di oggi, Aulab Academy. Se avete intenzione di intraprendere una svolta lavorativa perché il vostro lavoro attuale non vi soddisfa, dovreste dare un'occhiata. Si tratta di un corso online, quindi da poter svolgere in remoto, che in soli 3 mesi vi dà la possibilità di imparare a scrivere codice e diventare sviluppatori web. Attualmente un lavoro molto richiesto in tantissimi settori. Potete iniziare il corso anche se partite da zero, in quanto non sono necessarie competenze informatiche pregresse. I docenti di tutor saranno sempre a vostra disposizione all'interno dell'aula virtuale. Successivamente al corso viene offerto agli studenti un servizio di accompagnamento al lavoro per entrare in contatto con centinaia di aziende alla ricerca di sviluppatori web. Numeri alla mano, il 95% degli studenti trova lavoro entro i 6 mesi dalla fine del corso. E se avete meno di 30 anni e non riuscite a trovare lavoro nei 6 mesi sopracitati, Aulab vi rimborserà l'intero investimento del corso. Qui sotto in descrizione potete trovare tutti i link che vi servono, oltre a un apposito codice sconto per il suddetto corso. Il titolo di oggi è Life of the Black Tiger, la vita della tigre nera. Il titolo è disponibile solamente in formato digitale, però come vi ho detto all'inizio non è così immediato accedervi, perché è disponibile solamente per il PlayStation Store americano. Quindi, step 1. Come abbiamo fatto già per tantissimi giochi asiatici, procediamo a fare lo stesso in questo caso. Creiamo un account PlayStation americano e in poche semplici mosse, utilizzando l'indirizzo di qualche ristorante, saremo in grado di accedere al loro catalogo. Tra l'altro, rispetto al Giappone, c'è anche un passaggio in meno, in quanto sullo store americano sono accettati conti PayPal europei, mentre in Giappone no. Infatti, per il titolo di oggi abbiamo tirato fuori i nostri ricchissimi $9,99. Se non conoscete il gioco, la prima informazione da sapere è che si tratta di un gioco per PlayStation 4 del 2016. Giusto per farvi rendere conto, in quell'anno sono usciti Dark Souls 3, Uncharted 4, Titanfall 2, Overwatch e titoli simili. Diciamo che più o meno la tempolinea è quella. Quindi, signori, non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo a vedere com'è fatto Life of the Black Tiger. Allora, tanto per cominciare, a meno che tu non sia uno studente o l'ultimo studio indie appena arrivato sul mercato, il che può essere, è proprio brutto leggere quel fatto con Unity come primissima cosa a schermo. Ad ogni modo, ho dovuto abbassare radicalmente il volume di gioco e soprattutto della registrazione, perché eravamo a livelli di air rape violento e inaspettato. Piccola curiosità, come suggerisce l'indicatore in basso a destra, per selezionare occorre premere cerchio e non X, quindi impostazione asiatica. Va benissimo. Il problema è che poi nei menu di gioco, tipo quando premeremo pausa, sarà l'opposto. Vabbè, diamogliela buona e andiamo a vedere l'antefatto. Nato come una tigre nera, con gli occhi rossi al neon, aggiungo io, sono stato abbandonato dai miei genitori quando sono nato. Sono stato solo e nessuno era dalla mia parte. In qualunque contesto, sono tutti miei nemici. Vi farò avere paura di me. Insomma, il nostro protagonista abbiamo capito che porta con sé un enorme bagaglio di sfiga e rancore. Il gioco inizia con un'animazione bruttissima e scattosa di uomini con lancia che percorrono una zona innevata, e torniamo subito ai pensieri della tigre. Gli animali che chiamo umani sono ciò che più odio. Puzzano, non passerete da qui vivi. Prendiamo dunque i comandi della tigre per la prima volta, e le cose che noto, e che potete tranquillamente vedere, è che i movimenti sono rigidissimi. Si possono fare letteralmente dei 180 senza alcuna animazione, quindi a livello di programmazione siamo al pari di una palla pazza omnidirezionale. E soprattutto l'attacco. Il nostro attacco è molto divertente, perché con cerchio faremo partire l'animazione della zampata, solo che una singola e rapida pressione interromperà subito l'animazione, senza risolvere niente, producendo comunque scintille e deflagrazioni a mezz'aria. Per farla breve, bisogna tenere premuto il tasto cerchio per poter attaccare e mollarlo quando vogliamo smettere. Ok, raggiungiamo finalmente i poveri cristiani nella bufera e, senza un apparente motivo se non l'odio, mettiamoci a far strage di questo party.
Tra l'altro, tra i vari umani viene compreso anche il cane che hanno con loro. Facciamo fuori tutti, con una menzione particolare alla donna che salterà come una molla con un urletto di paura. Che porca miseria, quanto è poco seria sta cosa. Cioè, da quanto abbiamo appreso fino ad adesso, questa tigre esiste, è incazzata, odia gli uomini, odia tanto gli uomini, odia i suoi simili, oltre odia le bestie, qualsiasi cosa che nuota, striscia, cammina e vola. Insomma, è una fiera di cattivi sentimenti e ci rappresenta una visione molto serena. Ok, la nostra prima missione è far fuori un paio di capre e mangiarcele. Fortunatamente è una cosa molto facile. Purtroppo, nonostante siano predatori, abbiamo un grande problema che magari vi mostrerò a breve con bestie più veloci. Ad ogni modo, fatte fuori le povere bestie, cominciamo a divorarle. Allora, o sono io che ho visto i documentari sbagliati su Discovery Channel, o qui c'è qualcosa che non va, cioè nel senso... Vabbè, togliamo il fatto di come mangi all'atto pratico questa tigre, perché è né più né meno l'animazione di un gatto che mangia dalla ciotola e non di una tigre che sta divorando un altro animale. Ma, voglio dire, signori, il suono, porca miseria, è palesemente una persona che si è registrata a bocca aperta, tra l'altro, mentre masticava qualcosa tipo un cracker, comunque qualcosa che sgranocchiava, un grissino, roba del genere. Cioè, ragazzi, rendiamoci conto! Andiamo avanti. A questo giro, invece, ce l'abbiamo con i lupi. Notare la schitarrata per far figo ogni volta che spunta una nuova missione. I lupi sono molto divertenti perché, come altri animali che vedremo più avanti del gioco, una volta che muoiono, perdono ogni genere di posizione. Non dico naturale, ma accettabile. Praticamente, mentre ancora sono sulle loro zampe, ma morti. Con la faccia da cretini, ma morti. Insomma, terminato questo gruppetto di lupi, la nostra sete di sangue lupesco non finisce qui e vorremmo andare a cercare tutto il resto del branco per ammazzarlo. Così, perché abbiamo voglia di alzare le mani. Le zampe, pardon. Quindi, la missione successiva si tratta semplicemente di passare da 3 checkpoint dove la tigre si dovrà fermare ad annusare. E basta. Poi non ho idea di chi abbia scriptato il gioco, ma anche in questa semplice e banale missione, come report finale, ci riporterà 5 animali cacciati, quando in realtà non ne abbiamo visto manco uno. Vabbè. Da questo punto in poi sarà un mini susseguirsi di cacce varie di multiple specie. Ho fame, caccio le capre, voglio menare, cerco i lupi, voglio cacciare, andiamo a fare i cervi. È un maledetto circolo vizioso, molto legnoso, come direbbe anche Woody Allen, e alla fine è tutto un grosso ristorante. I cervi sono stupendi perché fanno un verso veramente cretino quando schiattano. Qui però si manifesta maggiormente il problema degli erbivori che vi ho citato prima. Perché sì, saranno semplici da approcciare, perché comunque sono prede e non ci attaccheranno. Il fatto è che il nostro attacco funziona solo da fermi. Il nostro beach slap, perché zampata è eccessivo, può essere sferrato solo quando siamo immobili. Quindi con animali molto veloci dovremo avvicinarci, premere il tasto azione, poi di nuovo correre per recuperarli, accelera, colpisci, segui, mena di nuovo e così via fino a quando non stramazzano al suolo. Finalmente, dopo innumerevoli scorribande, troviamo la zona dei lupi. Questo giro sono molti di più. Però esiste una tecnica che ci consente di eliminarli subito senza troppa fatica. Siccome ho scoperto che il nostro attacco è ad area e colpisce letteralmente una zona di 180 gradi davanti a noi, praticamente qualsiasi cosa che ci si para davanti, per fare tutto velocemente sarà sufficiente correre come uno scemo, aggrare tutte le bestie, girarsi all'improvviso e menare fino a quando non schiattano tutte. Easy. Una volta fatta questa missione, invece, interverrà il capo dei lupi. Però è anche molto bella, vorrei farvi notare, la trasposizione scritta della missione. Ora, quando si parla di animali, si sa, si parla di branco, capobranco, alfa, gruppo e terminologie simili. Invece la missione ci viene presentata così.
il boss dei lupi ed i suoi subordinati sono venuti a vendicare la morte dei colleghi. Non sapevo che all'improvviso mi sarei trovato in qualcosa tipo Yakuza, ma tra le bestie della savana. Ad ogni modo, questa missione è fantastica, perché si tratterà di riuscire a fuggire dal branco di lupi per il tempo stabilito. Ok, una cazzata da fare, perché bisogna semplicemente correre in cerchio e come una maratonda alla fine si romperanno le scatole i lupi, in senso figurato ovviamente. Perché una volta che finisce il tempo, che succede? Prima di mostrarvelo, mi vorrei soffermare un secondo su quanto sia brutta l'animazione di corsa dei lupi e come tutti sembrino dei replicanti che imitano la mossa del lupo più grosso. Sono praticamente, non lo so, la giostra dei cavalli che gira, praticamente lo stesso tipo di animazione. Insomma, a fine timer ti aspetti che ci sarà un'altra cutscene, seppur brutta, magari in cui fuggiamo. No, si fermano tutti e la tigre ruggisce di gioia. Va bene così. Finita questa missione, abbiamo una cutscene d'attacco epilettico a 10 fps dove vediamo una tigre normale correre nell'erba alta. Fine, non succede altro. Qualche secondo dopo scopriamo che una tigre femmina si è avvicinata a noi. Oh, ma quindi c'è anche del romance. It's a date, come si dice in questi casi. E l'appuntamento sapete qual è? Donna, aiutami a uccidere il capo dei lupi! E quindi torniamo al branco dei replicanti a far vedere chi comanda, approfittando dell'aiuto della tigre. Purtroppo la tecnica del girare intorno di prima ed ammassare tutti i lupi per poi menarli non funziona, perché il capo farà un botto di danni e ci farà letteralmente volar via in pochi secondi. Tutto quel che c'è da fare è sì, correre intorno, ma di tanto in tanto dovremo fermarci, dare uno schiaffo e poi fuggire di nuovo, fino a quando non sarà rimasto solo il lupone. In questo caso lasceremo lavorare l'altra tigre facendo i gran signori, usandola come scudo umano, anzi come scudo animale, lasciando che lei lo finisca. Che maschi alfa che siamo. Infatti, quando finisce la missione, in maniera poco onorevole per la grande tigre nera, ci sarà proprio scritto qualcosa del tipo «Dopo essere stato salvato, eccetera, eccetera». E adesso, finalmente, comincia il date. Una grossa palla tremenda di missione. Sono 3-4 minuti di camminata lenta verso dei checkpoint tra i punti più romantici della savana, tra cui l'erba alta, una bella vista su tutti i nostri futuri aperitivi e scene dei prossimi mesi, e abbiamo pure la musichetta romantica che rende tutto molto più moscio. Però ci sono i cuoricini, quindi è cute. Voglio condividere il mio fato con la tigre femmina. Cacciamo un rinoceronte per dimostrarle la mia forza! Ah, la vedi poi la mascolinità tossica, come esce anche nel mondo degli animali? Cioè, però da un certo punto di vista potrei anche capirlo, perché dovrebbe rimediare la figura di merda fatta coi lupi. Insomma, andiamo a caccia del rinoceronte, che, come potete immaginare, non è la cosa più semplice ed immediata da fare, dato che dovremmo sempre cercare di andargli alle spalle, dargli una pacca sul culo e poi continuare all'infinito fino a che ad ogni zampata gli toglieremo qualcosa tipo 2 di vita su 300. Insomma, dopo tanti minuti di movimenti oramai diventati meccanici, dovremmo portare il rinoceronte della nostra amata, ma letteralmente portarglielo, nel senso che lo prendiamo tra le zanne, come pesasse quanto un peluche, e come un grosso sacco di patate glielo porgeremo elegantemente. Non è romantico? Comunque, la mascolinità tossica non finisce. Per impressionare la tigressa, dovremo cacciare un'antilope samoana. Ma scusa, amico mio, ma prima il rinoceronte e poi l'antilope, ma come mai questo downgrade? Devi spiegarmelo. E infatti, durata missione 20 secondi. Cioè, non ho veramente capito il senso di quest'altra missione. In compenso, pare che abbiamo fatto colpo. Nel caricamento successivo saremo distesi vicino alla lionessa a guardare l'orizzonte e potremo leggere. La mia nuova vita con la tigre femmina, la felicità di stare insieme, questo è il primo sentimento di tutta la mia vita. Proteggerò il mio fato per sempre. Oh, ma non è il gattone più bello e dolce del mondo. Che belli gli animali, specie se poi sanno anche come festeggiare. Oggi è il giorno più felice della mia vita. Non sono solo, ma sono a caccia con la tigre femmina. Cacciamo conigli con lei. Festeggiamento tipico delle tigri di quelle zone.
I conigli, devo dire, sono formidabili perché basta una zampata e li faremo volare da ogni parte tipo palla pazza, facendoli esplodere in un bagno di sangue che lascerà a terra un segno come se avessimo sgozzato un vitello. Che spettacolo, che poesia, che romantico! L'ultimo coniglio finisce letteralmente in orbita. Raga, c'è da dire, veramente un colpo di classe questa missione. Oggi sono felice, cacciamo giraffe! Allora, io l'ho capito che in natura la tigre caccia, cioè ammazza gli animali per cibarsi, è la natura appunto. Ma sono 5 giorni che tipo stiamo ammazzando tutta la fauna del circondario, tra cui anche rinoceronti come abbiamo visto. Ma io mi sto iniziando a chiedere, ma sta tigre ha bisogno effettivamente di mangiare o non lo so, modello dentista è appassionata di caccia sportiva? Cioè, sta cosa inizia un pochino a sfuggirmi. Le giraffe però mi hanno dato quel guizzo in più, perché oltre a poterle accoppare, già muoiono in maniera buffa e mangiarle mentre da morte si siedono tranquillamente a terra è stupendo. Però con i giusti movimenti potremmo addirittura scalarle e salire per il loro collo. Insomma, queste sono le giraffe. Poi di nuovo i cervi, poi ci sono i bufali d'acqua, poi addirittura il pesce, perché a quanto pare la tigre femmina fa bene, dato che si sente male di pancia, ma la cosa più bizzarra è... Teso, ma la vuoi cacciare un'aquila? E che sarà mai? L'aquila è stata una delle missioni più bizzarre e strane, in quanto è molto prevedibile dove dovremmo andare a recuperarla, ossia sul cucuzzolo del montagnozzo. E a differenza degli altri animali, tutto il suo movimento in volo fino all'atterraggio è scriptato per filo e per segno. Infatti basterà giusto intuire il punto di arrivo della bestia per farla arrivare comodamente tra le nostre braccia. Infatti non toccherà proprio terra, ma sarà lei a venire da noi. Dopodiché, buttandoci nel vuoto, tanto non c'è danno alla caduta, potremo portare il cacciato alla nostra dolce metà. E parlando di dolce metà, il momento che tutti ci aspettavamo. La mia donna è incinta. Andiamo a cacciare qualcosa di molto nutriente, come se fino ad oggi fossimo stati a pane d'acqua, giustamente. Però il top deve ancora venire. Oramai, voglio dire, sì, è diventato molto semplice cacciare. Però vi garantisco che quel che succede tra poco è veramente favoloso. Mentre eravamo fuori a cacciare, la nostra fanciulla è stata braccata e attaccata da un orso e dovremmo fare in fretta per salvarla. Tutto quel che occorre fare, dato che a quanto pare il focus dell'orso non cambia, rimarrà fisso su nostra moglie, sarà fermarsi, premere il tasto schiaffo e aspettare che la missione finisca. Eccovi una diapositiva tutorial per superare questa missione. Indecoroso. A posto, nonostante la missione sia conclusa, la nostra donna è rimasta ferita, quindi avrà bisogno di mangiare funghi. Ehi, non guardate me, io non ho la minima idea di come mai abbia tutta questa scienza infusa la tigre, considerando che è vissuta sempre da sola, quindi teoricamente non dovrebbe capire un cazzo di niente. Insomma, risaliamo sulla montagna dell'Aquila, ma sull'altro versante, troviamo un singolo fungo che giace sul bordo di un burrone, aspettiamo 30 secondi che succeda qualcosa, e più o meno il tempo che ci vuole per defusare una bomba su CS senza kit, poi partono i fuochi d'artificio dal terreno, addirittura achievement, e la missione è fatta. A posto. E siccome le conoscenze della tigre sono infinite, giustamente il nutrimento giusto per un cucciolo nel grembo della madre è un bufalo, quindi andiamo a cacciare un bufalo. Anzi, non uno, ma ben 5 bufali per una sola tigre incinta. Ora, fermiamoci un attimo. Se cerchiamo su Google peso tigre, risulterà che una femmina di tigre adulta pesa tra i 65 e i 175 kg. Non male. Ma se andiamo a cercare peso bufalo, scopriremo che pesa tra i 300 e i 500 kg. Però, osservando meglio gli animali che andremo a cacciare all'interno del gioco, che tra l'altro nel tentativo di farli fuori mi accopperanno facendomi letteralmente volare, potremmo notare che non si tratta di bufali, ma di bisonti americani. Bisonti americani, sempre dati alla mano, vanno dai 460 ai 990 kg, quindi circa una tonnellata. Vogliamo togliere qualcosina? In parole povere, facendo una media di 850 kg a bestia, la nostra tigrotta si mangerà la bellezza di quasi 4 tonnellate e mezzo di animali. Cioè, ragazzi, se ci pensate, è logico se devi far nascere
una bestia che sarà grande quanto un cucciolo di cane. Porca miseria, ma... Oh! Però, a me di cacciare animali troppo duraturi e complicati non andava più a genio. Cioè, intendo dire a me come giocatore. Del tutto a caso, acquisisco una nuova tecnica sfruttando la poca consistenza del codice di gioco. Infatti, comincerò a cacciare sempre stile rinoceronte, ossia girando sempre verso le chiappe, morso, però in questo caso aggreremo due animali per volta. E come per magia, con una serie di movimenti, abbiamo un bufalo sopra l'altro. Questo non solo sarà divertente, ma ci permetterà di far danno a due animali in contemporanea, perché in questo gioco è vero che la nostra area d'attacco, come abbiamo detto, è di 180 gradi e avrà un'estensione di circa un metro e mezzo in avanti. In altezza però, l'ho provato in più punti, arriva letteralmente all'infinito, quindi boom, cacciamo due bestie per volta. Quindi al posto di impiegare circa 20 minuti per cacciare 5 bestie, ne impiegheremo poco più di 10. Ed è una gran cosa considerando che è una palla tremenda tutto questo, ci vuole veramente troppo tempo per far fuori gli animali più grossi. E finalmente, dopo tante missioni, oh, il piccoletto è nato. Però, tada, non è nero. Un pochino mi preoccuperei. No, vabbè, non lo dico io, ma è una considerazione che fa direttamente la tigre nera quando si vede per la prima volta un'immagine di tutta la famiglia al completo. E quindi, come quando abbiamo conosciuto la tigra, andiamo a fare un altro cacchio di giro, con i checkpoint che si chiamano My Loving Family. Che carino! E soprattutto che palloni farsi sti giri a vuoto! Raggiungi checkpoint, ciò che illumina il sole il nostro regno, eccetera eccetera. Però in realtà frega cazzi, perché io ho fretta e rascio i tre punti da solo lasciando indietro moglie e figlio. Oh, legit, la missione me la fa concludere lo stesso, quindi per me è a posto. Ma è giunta l'ora del momento padre e figlio, dove gli insegneremo a cacciare dei polli. Dai però, che cazzo di versi avete dato a ste bestie del gioco? Insomma, pennuti a gogo per fare il piccoletto felice e ben pasciuto con un po' di carne bianca. Insomma, tra tutte queste missioni che stiamo affrontando da 2 ore, tutte uguali, tutte ugualmente scassapalle, tutte ugualmente noiose, tutte ugualmente uguali, ne spunterà una un tantino più strana e diversa dal solito. Il sogno della tigre nera. In sostanza, giocheremo all'interno di un nostro sogno, dove assumeremo le sembianze del nostro piccoletto e dovremo fuggire da un grosso lupo bianco. Anche qui vi lascio una diapositiva. La missione può essere affrontata con una sola mano per tutti e 2 minuti di gioco. Che poi la cosa che fa ridere è che, pur trattandosi di un sogno, se verremo raggiunti e accoppati ci darà missione fallita, cioè quindi non possiamo nemmeno morire nel sonno, non possiamo permetterci qualcosa del genere e dobbiamo per forza scappare e farcela. Ma... A quanto pare però il nostro sogno porta sfiga, perché la mattina dopo nostro figlio è malato e per essere curato dovrà mangiare carne di coccodrillo. Non uno, come sempre, bensì 3 coccodrilli per un gattino che peserà sì e no 15 kg. Allora, il coccodrillo è stato probabilmente l'animale più tremendo da cacciare, per il quale ci è voluta molta tecnica. Se con tante altre bestie era sufficiente andargli incontro, premere cerchio e aspettare, tanto poi recuperavamo vita mangiando cadaveri, qui invece la vita del coccodrillo dura più della nostra e soprattutto ci farà molti più danni dei nostri schiaffetti. Allora, facendovela breve, come sempre sfruttando il codice marcio di questo gioco, come approcciare un coccodrillo, il cui morso ha un raggio di quasi 360 gradi, perché potremmo stargli anche in groppa, ma aprendo e chiudendo la bocca comunque ci dimezzerà la vita? Prima di tutto, non bisogna attaccarne più di uno alla volta, perché sennò, come vedete tra i miei tentativi, veniamo fatti fuori a tempo zero. Già uno punisce, figurati due. Bisogna allontanare la bestia dalle altre. Individuare una roccia o comunque un piccolo avvallamento, colpire velocemente la coda, subito dopo nascondersi dietro la roccia. In questo modo, per il coccodrillo, nonostante la roccia sia grande quanto una scatola di scarpe, cesseremo di esistere, quindi il suo aggro si resetta, quindi poi ripeteremo con la zampata, nasconditi, colpisci, zampata, nasconditi, colpisci, perdendo un sacco di tempo in quanto la vita è molto lunga. Tutto questo immaginatelo per 3 lucertoloni.
La nostra vita scorre felice e contenta, fino a quando succede quel che tutti ci saremmo aspettati. Tornano gli umani e gli occhi della tigre nera tornano ad illuminarsi di rosso. E dopo un'animazione orribile e priva di significato a bordo di un falchetto, scopriamo che nostro figlio è stato rapito. Bah. Stando al gioco, il cucciolo è stato rapito dai cani degli umani, quindi andiamo a recuperarlo in questa landa desolata dove ci sono tantissimi cani neri che non si stanno filando di pezza il nostro tigrotto, però tant'è vero che si trovava lì. Qui facciamo letteralmente strike, perché così come per i lupi che con un solo schiaffo potremo menarli tutti, qui faremo lo stesso, anche perché saranno di più, e li faremo volare via stile Bud Spencer che lancia gente fuori dalla finestra del locale. Ok, pretty easy. Missione successiva. Così come accade per i lupi, abbiamo il branco più cattivo con un cane più grosso degli altri, come il capolupo. Però possiamo notare una cosa. In genere sulla minimappa tutti i nostri obiettivi vengono segnati con una stellina, solo che in questo caso la stellina è solo il grosso cane e infatti l'obiettivo riportato in alto al centro è solo uno, quando in genere abbiamo 5, 7, 8 a seconda di quanti animali dobbiamo fare fuori. Purtroppo provando ad attaccare solo lui, pare che la sua vita sia infinita. Questi maledetti, in sostanza, che si sono inventati? Ve la faccio molto breve. È vero, l'unico segnalino che abbiamo è il lupo più grosso, quindi diciamo quello che triggererà la missione e quindi ci farà vincere. Però, avendo fatto diversi esperimenti, ho notato una cosa. Se andremo ad attaccare direttamente lui, la vita non verrà minimamente scalfita. Potremmo stare a colpirlo veramente per mezz'ora, non può succedere niente. Il suo indicatore della vita scenderà solamente una volta che avremo eliminato tutti i minion. Io gli sviluppatori li avevo sottovalutati, ma in realtà qualcosina ce l'hanno messa. Quindi applichiamo la tecnica segreta del mordi e fuggi contro il branco di cani, ossia mordi, ammazza qualcuno, prende il cadavere della prima bestia che ti capita tra i denti, portatelo lontano, comincia a smangiucchiarlo, recuperi vita, poi torna indietro e continua a far danni fino ad arrivare al boss dei cani, e almeno boss dei cani, così viene chiamato nel gioco, e facciamo fuori anche lui. Ma come ben si sa, in ogni opera naturalistica l'uomo è sempre il cattivo. Uomo che, per qualche strano motivo che sfugge alla logica, ha avvelenato il fiume e di conseguenza anche gli animali. Vabbè, facciamocelo andare bene, però è andata così. La missione successiva, che anche un bambino potrebbe affrontare, è quella di trovare una carcassa non avvelenata e mangiarla. Sarà riconoscibile dal fatto che sarà l'unica che ha degli uccelli che stanno banchettando. Mentre per le altre, qualora dovessimo mangiarle, ci aspetterà una morte bizzarra. A parte la posa seduta e la faccia rincretinita dell'orso, mi fa ridere che alla fine del nostro sgranocchiamento moriremo all'istante, così come un abbraccio mortale insieme all'orso. Ed è bellissimo tutto ciò perché sembra che la tigre muoia di infarto perché il cadavere dell'orso è saltato. Vabbè, queste sono considerazioni mie, però mi ha fatto ridere lo stesso. Vista la situazione di carestia, saremo come sempre punti da capo. Ci sono problemi, non ci sono animali, c'è la siccità, il nostro poverino cucciolo di 15 kg sta morendo di fame e quindi dovremo cercargli da mangiare. Ma ovviamente a un cucciolo di tigre cosa gli andrà bene? Un ognuno, una gazzella, qualche coniglio, una gallina? No, un elefante! Giustamente direte voi, è carne che cresce, ma qui si esagera, specie se per l'elefante, che in questo caso è in branco, dobbiamo adottare la stessa tecnica del bisonte, che era quella del coccodrillo, che era la stessa del rinoceronte, ovvero mena gira, solo che qui ci aggreranno sempre due elefanti alla volta, e il problema si fa serio. Ma hey, lo sapete che oramai conosco benissimo tutti i modi per rompere questo gioco, e quindi la soluzione rapida ce l'ho. Ed anche qui, con i giusti movimenti, rotazioni, tempismo e un po' di magia, riusciremo a creare una colonna di elefanti in maniera tale da gestirli con più facilità. Morsi sulle chiappe, schiaffoni sulle orecchie, in soli 5 minuti di movimenti ripetuti abbiamo giù il pachiderma e siamo felici. E durante la scritta missione compiuta, sembra quasi che l'elefante tiri uno scappellotto in testa a quello morto. Da questo punto in poi incominceranno tutta una serie di missioni contro gli umani, dove aumenterà anche la fratellanza tra bestie della savana, per esempio con il leopardo. Ci sarà la prima missione contro gli umani, dove un leopardo sta sfuggendo dagli uomini, e il nostro compito sarà quello di affrontarli.
La cosa bella è che il numero di persone da far fuori, riportate sopra dalla missione, è 18. Solo che ci renderemo subito conto che le persone in realtà sono molto di più. Quindi mi sa che potrete facilmente immaginare che succederà dopo aver ucciso il 18° metto. Esattamente, rimangono tutti fermi e noi canteremo vittoria. Ok, facciamocelo andare bene. Poi successivamente, sempre altri uomini nel bosco, dove saranno stati appiccati incendi, altri combattimenti, eccetera, eccetera, eccetera. E poi il dramma. No! La tigre è stata uccisa dagli uomini! Ma chi l'avrebbe mai detto? Io. Ma anche voi l'avreste potuto dire. Vi spiego subito il motivo. Perché, ho evitato di farvelo vedere, nelle schermate di caricamento, gli sviluppatori che hanno pensato di fare hanno detto: facciamo tutta una cartella delle immagini di caricamento, mettiamole tutte insieme e facciamone andare una a caso ogni volta che il gioco carica. Il problema è che riguardano tutte le fasi del gioco, quindi nei primi 20 minuti in cui ho giocato Life of the Black Tiger mi sono trovato 2-3 volte senza che l'avessimo ancora incontrata, la tigre donna bersagliata di frecce e che muore. Quindi lo spoiler l'ho avuto prima ancora che venisse introdotto il personaggio. È come quello tantissime altre scene che abbiamo visto nel gioco. Ma porca miseria, ci voleva tanto separare le immagini spoiler da quelle normali? Cioè, non ci vuole tantissimo, dannazione. Cioè, pure se ti volevi godere quel poco di trama che propone questo gioco, non puoi fare manco quello. Ma quando pensavo che il gioco avesse toccato il suo apice, accade qualcosa di inaspettato e che ribalterà il gioco all'improvviso. Dopo la morte di nostra moglie, ci sarà una piccola missione, come sempre contro un'orda di umani, dove dovremo recuperare nostro figlio affiancati da una coppia di leopardi, presumibilmente quello che abbiamo salvato prima e la sua compagna. Finita questa semplice missione, avremo le seguenti animazioni. Tigre nera che pensa alla morte della moglie, una nuova vita insieme al figlio, che è il suo dono più grande, poi di nuovo la tigre nera tra i ghiacci, poi di nuovo la tigre nera tra i ghiacci, ma con suo figlio. E infine la tigre nera con in bocca la testa di una donna tra le nevi. Presumibilmente, se ricordate bene, si tratta della donnina che abbiamo fatto volare in aria nella primissima missione del gioco. Successivamente abbiamo un dialogo interiore dove qualcuno parla della prematura e tremenda morte della propria madre per colpa della tigre nera. E la missione che ci comparirà davanti sarà il sogno dell'umano, dove ci troveremo nella stessa zona innevata dell'inizio e dovremo salvare la donna per uccidere la tigre nera. Anche qui, stessa tecnica del coccodrillo, che era la stessa del bisonte, che era la stessa dell'elefante, vabbè, ci siamo capiti. Quindi ci dobbiamo mettere tra noi e il nemico con una pietra. Praticamente dobbiamo mettere una pietra tra noi e il nemico, dobbiamo trovare il punto ideale e cominciare a punzecchiarlo. Ok, missione finita. Ma cosa vuol dire tutto ciò? Da questo momento avremo un breve set di missioni di cose che abbiamo già visto. Senza andare troppo tappa per tappa, vestiremo i panni di questo ragazzo, scortato da altri umani, e cercheremo la tigre nera. Avveleneremo carcasse di animali cercando di accopparlo e indebolirla, uccideremo tutte le creature di cui si potrebbe cibare, diamo fuoco alla foresta ed essenzialmente faremo tutte cose già viste, ma dal punto di vista degli umani. Il culmine, quando uccidiamo la tigre femmina, lì riusciremo ad attirare la tigre alla battaglia finale, chiamata appunto vendetta. Solo che, ci sto facendo caso adesso, nonostante siano passati in questa valle della morte decine di volte, ma questo scheletro che sta in mezzo, a che razza di bestia apparteneva? A quale mostro apparteneva sto scheletro? Vabbè, comunque, domande a parte, affrontiamo la tigre mettendo tra di noi e la tigre le ossa dello scheletro, solita tecnica appunto del punzecchiare da lontano, in maniera tale da poterla colpire senza prendere danno. E così si va avanti fino alla fine. Ok, stiamo finalmente arrivando al finale del gioco, dove non si capisce bene che cosa succeda. Terminata la vita della tigre, mentre tutta la schermata diventa scura, potremmo notare che la tigre nera muore per terra e continueremo a trafiggerla. Dal nulla abbiamo una visione spettrale di nostra madre e infine un'immagine più definita di lei, con il dialogo che recita: davanti a me finalmente ho mia madre.
nessuno sarà più in grado di separarci. E stop! Il gioco termina qui, senza una spiegazione, una cutscene anche brutta o un titolo di coda, niente. E appunto ci lascia il dubbio nel capire come sia andata a finire, nel senso, sì, abbiamo visto morire la tigre quando le abbiamo dato l'ultimo colpo, ma quindi in qualche modo abbiamo vinto? L'immagine della madre che è comparsa sta a significare che l'abbiamo vendicata? Il fatto che l'immagine si sia sbiadita a un certo punto quando è finita la vita della tigre, in realtà, non lo so, non l'abbiamo uccisa veramente, ma è lei che ha ucciso noi e quindi ci troviamo all'altro mondo con nostra madre davanti e in realtà siamo morti? Cioè, non c'è dato saperlo. Cioè, questa immagine con la scritta e boom, finito il gioco, tornati al menu e volendo ovviamente, potremo rigiocarlo. E questa, signore e signori, era la vita della tigre nera. Mannaggia che si tratti di una versione digitale, non fisica, perché credetemi, avevo in mente 1001 modi per distruggere il gioco e non mi viene data questa soddisfazione. L'unica cosa è che ho zozzato praticamente l'hard disk della mia PlayStation, però dato che c'è questo desiderio di vendetta, una soluzione devo averla per forza. Quindi diciamo, la primissima cosa che mi viene in mente, e anche molto naturale, è questa. Oh! Fatto ciò e detto tutto quel che c'era da dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Tra l'altro vi voglio introdurre una piccola novità che approfondiremo magari in qualche video nei prossimi giorni. Ho avviato gli abbonamenti del canale, infatti qui sotto insieme al tasto iscriviti troverete anche il tasto abbonati, che ho spostato a semplicemente un euro, molto simbolico. Per il momento potrete vedere anche questo episodio, tra l'altro, e tutti quelli che verranno senza alcuna pubblicità, né di YouTube e né iniziale, come quella che avete visto nel video. Non ci sarà niente di tutto questo, ci saranno aggiornamenti e tanti altri contenuti che vi farò presente più avanti. Quindi, se volete sostenere il canale, diciamo che questo è un ottimo modo. Ovviamente nessuno costringe nessuno, i contenuti rimangono sempre 100% gratuiti. Ma appunto, se volete un feel un pochino più premium e senza pubblicità, c'è il modo di farlo. Detto ciò, grazie mille per essere stati con me. Come sempre vi do appuntamento ogni sera su Twitch alle 21. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento e vi do appuntamento ad un prossimo video.